un'altra donna con caratteristiche di grande rilievo è Nanda Vigo con questo Exoteric Gate, questo cancello esoterico che impiega, come avveniva già alla fine degli anni 60 e comunque anche prima degli anni 70, tecniche e materie nuove come questa struttura in neon che crea questa nuova ipotesi spaziale dimensionale di un ambiente che si gioca appunto su questa fluorescenza in cui vieni avvolto, un ambiente che viene in qualche modo anche distorto dagli spicchi triangolari sul fondo dell'installazione che puntano verso l'alto, verso il soffitto, che non sono cioè paralleli ai muri che li ospitano.